Buonasera a tutti, io sono Luca, sono un avvocato civilista e a me spetta la parte un po' più pallosa, diciamo, un po' più noiosa. Può sembrare strano che lo Stato italiano venga citato in giudizio, in effetti noi in Italia siamo abituati a vedere, diciamo, giudizi tra parti private o comunque lo Stato citato davanti al TAR. Noi invece lo porteremo davanti a un giudice civile. Io cercherò di spiegarvi qual è la logica giuridica che è dietro a questa scelta. Una logica giuridica che parte dalla connessione che esiste tra il cambiamento climatico, o meglio le conseguenze del cambiamento climatico, e il godimento dei diritti fondamentali. Diritto alla vita, diritto alla vita familiare, diritto al domicilio, diritto alla salute, diritto all'ambiente salubre. Peraltro questo diritto all'ambiente salubre, è un diritto che voi non lo troverete nella Costituzione, non lo troverete nelle leggi, è un diritto che la giurisprudenza, quindi i magistrati, hanno riconosciuto esistente nel nostro ordinamento scavandolo all'interno del diritto alla salute. Quindi non esiste un articolo che prevede questo diritto all'ambiente salubre, eppure oggi nessuno dubita che questo diritto è riconosciuto nel nostro ordinamento. Noi cercheremo di far includere nel catalogo dei diritti esistenti e che vengono minacciati dalle conseguenze del cambiamento climatico anche un diritto nuovo, il diritto al clima sicuro, lo abbiamo definito in questo modo, che secondo noi è un'ulteriore specificazione del diritto all'ambiente salubre. Questo è un passaggio cui non posso soffermare, ma che secondo noi è utile perché oramai si sono prodotte una serie di norme, a livello soprattutto internazionale, che rendono tanti tempi per poter ottenere questo riconoscimento, che se dovesse avvenire, potete intuirlo, ha delle conseguenze, diciamo, molto, anche pratiche molto molto importanti, potrebbe avere conseguenze pratiche molto importanti. Questo collegamento tra cambiamento climatico e diritti umani fondamentali è stato fatto più volte e in più occasioni. È stato fatto da alcuni tribunali di altri paesi, l'Olanda per esempio, è stato fatto in sede ONU varie volte, è stato fatto in altre cose, con delle leggi che sono uscite su questo tema, ed è sotto gli occhi di tutti ovviamente. Allora, cosa succede se uno Stato è consapevole che un determinato fenomeno, quale il cambiamento climatico, porta la minaccia al godimento dei diritti? E cioè, cosa succede se uno Stato sa che deve intervenire per cercare di contrastare un fenomeno pericoloso e non lo fa, lasciando quindi l'alea aperta che vengano colpiti determinati diritti fondamentali? Questa problematica, badate bene, in Italia, posta in questi termini, non è nuova. Lo Stato italiano già si è trovato, sangue infetto per esempio, a dover rispondere di un'emergenza che è sussumibile in questa categoria che vi ho appena citato, cioè categoria giuridica della situazione di un soggetto che dovrebbe controllare, che ha il potere di intervenire, che sa che c'è un rischio e non lo fa. È la stessa cosa applicabile al cambiamento climatico. Perché noi diciamo che lo Stato sa? Lo Stato sa perché da quando, diciamo, sono stati, sin dagli anni 70 in poi, quando sono stati discussi determinati accordi a livello internazionale, lo Stato, che pure aveva la libertà di non firmarli, li ha firmati tutti. Diciamo questo perché quando la IPCC, questo panel di scienziati, produce i report, di cui alcuni sono generali sul cambiamento climatico, altri sono specifici sugli impatti che può avere su singoli aspetti, ebbene lo Stato potrebbe anche non approvarli, invece li ha approvati tutti. Peraltro, non so se sapete come funzionano questi report, ma la IPCC, prima di pubblicarli, li invia agli Stati che hanno la possibilità di fare delle osservazioni. E se non gli convinco, non sono convinti delle spiegazioni date dal panel di scienziati, sono liberi di non firmare. Lo Stato italiano li ha firmati tutti.
abbiamo messo in sequenza una serie lunghissima di dichiarazioni, di mozioni parlamentari, di atti normativi, no? Che negli ultimi decenni sono susseguiti sulla gravità della situazione italiana rispetto al cambiamento climatico. Ebbene, quindi non è possibile pensare che lo Stato non sappia, non è possibile ipotizzare che non è consapevole, nemmeno è possibile ipotizzare che non si sia impegnato, perché si è impegnato. Si è impegnato per esempio ratificando il protocollo di Kyoto, che poi non ha rispettato. Si è impegnato perché a livello europeo, l'Unione Europea, anche se ha dei target non molto efficaci, ma comunque ha dei target che se non vengono rispettati presuppongono la sanzione da parte degli Stati. Quindi è già entrato in un meccanismo, lo ha fatto discrezionalmente, è già entrato in un meccanismo in cui la sua sovranità, diciamo, la sua discrezionalità è stata orientata verso una direzione. Io so che il cambiamento climatico è un problema, ne sono consapevole, so che devo agire, mi impegno ad agire. Ebbene, se tu poi non agisci, questa tua inerzia, possibile che non abbia delle conseguenze a livello giuridico? Qui parte il nostro giudizio. Abbiamo la prova che lo Stato è inerte, e la prova è dettata appunto da quello che succede con le politiche climatiche, dagli effetti di queste politiche climatiche, decisamente insufficienti. Non solo decisamente insufficienti, ma pensate che mentre l'aumento delle temperature medie globali si attesta intorno a 1,1 gradi più o meno, insomma, l'Italia è aumentata molto più velocemente. L'aumento delle temperature medie in Italia si attesta ormai quasi su 1,5 gradi. Quindi già per noi il target, diciamo, fissato dall'accordo di Parigi, auspicato dall'accordo di Parigi centrale, un aumento della temperatura media di 1 grado, di contenere l'aumento delle temperature medie di 1 grado, già per noi è irraggiungibile. E allora noi viviamo in uno stato dove le temperature aumentano più velocemente, dove le conseguenze sono più disastrose rispetto magari alla media degli altri stati, e questo non è che lo diciamo noi, lo dicono le agenzie, diciamo, deputate a questo, lo dice anche l'Agenzia Europea dell'Ambiente. L'Agenzia Europea dell'Ambiente ha stimato i costi in 15 anni affrontati dallo Stato italiano per far fronte alle emergenze del cambiamento climatico, che li ha stimati in 60 miliardi di euro. Allora, il problema è che siamo in una situazione oggettivamente critica. Tutti lo sanno, tutti lo dicono. Il Presidente della Repubblica, Mattarella, certamente non è un invasato ambientalista o un giovincello alle prime armi, ha detto a settembre, ha scritto in un documento firmato con altri capi di Stato, che noi siamo l'ultima generazione che può permettersi di contrastare questo fenomeno. L'ultima. Siamo in una situazione molto difficile. Rispetto a questa realtà, di cui lo Stato è consapevole, quelle che sono poi le scelte fatte dallo Stato, lo Stato italiano, che si muove con una schizofrenia assurda e con una lentezza assurda, ebbene, queste scelte così troppo morbide per noi aprono uno spazio di tutela legale. Chiederemo a un giudice una serie di cose, ma accertato tutto quello che ho detto finora, chiederemo al giudice di condannare lo Stato italiano a fare quello che già si è impegnato a fare. Quindi non è un'entrata a gamba tesa del giudice in un ambito protetto dalla discrezionalità politica di uno Stato. No, perché lo Stato ha già questo vincolo, ha già questo target. Noi chiederemo al giudice di condannarlo a farlo. Certo, riuscissimo a vincere questa causa, e se lo Stato non volesse spontaneamente farlo, sarebbe... è complicato poter immaginare come obbligare a farlo, ma questo abbiamo già delle idee, e poi eventualmente discuteremo di questo. Ma l'oggetto della causa fondamentalmente è questo: entrare in un'ottica tipicamente nordica, dove lo Stato è responsabile e dove lo Stato, se non fa quello che deve fare, viene punito. Da noi è un po' più complesso, il sistema giuridico è
molto più formale. Eppure però ci sono già dei precedenti che possono essere abbastanza accostati a questa idea che abbiamo noi. E che cosa chiediamo alle persone? Chiediamo innanzitutto di sostenere la campagna. Come è stato detto prima, è molto semplice, basta un click. Quello è fondamentale. Poi, se qualcuno avesse la volontà di essere anche parte ricorrente, può firmare un mandato a 3 avvocati. Io sono uno dei 3, gli altri 2 sono dei colleghi pugliesi. E diciamo, firmando questa procura, quando la causa sarà lanciata, cioè a fine novembre, diventerà uno dei qualche centinaio ricorrenti di questo giudizio. È un giudizio civile, quindi che durerà non proprio poco. Stimiamo che duri sui 3 anni il primo grado, se tutto dovesse andare diciamo bene, poi ci potrebbe essere un secondo grado davanti alla Corte d'Appello, altri 2 o 3 anni, e poi anche probabilmente un 3° grado con altra stessa tempistica. La nostra sarà una diciamo una causa che ha un occhio alle giurisdizioni sovranazionali, in particolare alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Io uso molte categorie utilizzate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che nella sua storia ha già stangato e condannato tanti stati, inclusa l'Italia, pretendendo dagli stessi le cosiddette obbligazioni positive, cioè per rispettare il diritto alla vita dei tuoi cittadini, per rispettare gli altri diritti dei tuoi cittadini, tu ti devi muovere, ti devi essere proattivo, devi prevenire. No? Sono state alcune celebri condanne, per esempio sul rischio fame. La Russia è stata più volte condannata perché, dice la Corte, tu sapevi che in quell'area potevano verificare la fame. Non l'hai fatto, condanna. O altri stati, l'Italia, per la vicenda dell'Ilva, ma tu lo sai che l'Ilva minaccia la salute collettiva dei tuoi cittadini, quindi non del singolo. Qui la Corte ha fatto un passaggio per noi molto utile. Anche i diritti collettivi, cioè i diritti potenzialmente sono godibili da tutti. Tu devi intervenire, non lo fai, sei condannato. Questo perché? Perché seppure diciamo, il nostro giudizio non dovesse avere un esito favorevole davanti alle corti italiane, le quali potrebbero anche avere un po' di ritrosia a dover diciamo, intervenire in un certo modo, siamo abbastanza convinti che le corti sovranazionali non avranno gli stessi problemi. Io mi fermerei qui, noi diciamo, non possiamo restare fino alla fine, abbiamo penso un'altra oretta, e non lo so, restituisco il microfono, sono disponibile se ci sono delle domande, dei dubbi, delle richieste, e poi se qualcuno volesse firmare il mandato ci attrezziamo. Una domanda la faccio io a nome di tutti quelli che l'hanno chiesto a me e che quindi faccio specchio e rifaccio la domanda. Ci sono dei costi, cioè chi decide di adire in giudizio in questa causa deve sostenere dei costi? Allora, chiaramente alcuni i costi per far partire la causa non ci sono. Partita la causa, nel senso che abbiamo dei fondi che già coprono queste spese. Partita la causa, potrebbe succedere che in corso di causa o alla fine della causa si possa essere chiamati a pagare per esempio una CTU, anche se per come è sistemata e come è organizzata diciamo, la causa, in questo caso la CTU è estremamente improbabile. E solo cos'è la CTU? È la consulenza tecnica d'ufficio, il giudice potrebbe chiedere a un consulente tecnico delle spiegazioni, ma per com'è lo stato della normativa italiana e per il tipo di causa che abbiamo fatto, l'unica cosa che il giudice potrebbe fare potrebbe chiedere alle agenzie statali che hanno emesso i dati che noi utilizzeremo, ISPRA, cioè per dire, di confermare quei dati. Quindi, diciamo, se il giudice ammettesse una CTU sarebbe una cosa
fuori dalla previsione, diciamo, canonica. L'altro momento in cui si potrebbe essere chiamati a pagare qualcosa è se veniamo condannati al pagamento delle spese processuali. Esiste già un fondo di garanzia per coprire, diciamo, questi costi. Il fondo di garanzia attualmente pari a 20.000 euro, stiamo lavorando per ampliarlo e raggiungere, diciamo, una cifra almeno al doppio, che lascia tranquillo ovviamente tutti, ma diciamo per l'inizio della causa e per quando finirà sicuramente avremo anche questo fondo. Quindi diciamo che ciascun ricorrente non pagherà nulla né per attivare la causa né se ci saranno delle conseguenze in corso o a fine causa, perché esistono questi fondi. Tra l'altro penso che adesso saranno pubblicati breve, insomma, anche sul sito della campagna, perché sono appunto dei contratti che stiamo diciamo, avendo adesso per affrontare questa problematica. Devo anche dire che ovviamente, siccome ci sono queste problematiche e peraltro mi stanno girando l'Italia per portare questa campagna con dei costi notevoli anche logistici, abbiamo fatto partire un crowdfunding, per cui sarebbe un'ottima cosa che chi diciamo ritiene di volerci aiutare possa anche attraverso questo strumento, che consente piccole donazioni da 5 euro in poi, contribuire in qualche modo, e sarebbe l'unica, diciamo, impegno economico, poi, perché di fatto i costi della causa sono anche perché mai dire mai, uno ragiona sempre con scenari, diciamo, negativi, però è una causa così nuova dove i problemi sono così diciamo mai affrontati prima, che anche in caso di soccombenza è abbastanza difficile ipotizzare una condanna alle spese. Però voglio dire, diciamo, ci muoviamo ragionando e ipotizzando sempre la peggiore, diciamo, perché qui la cosa importante che bisogna rimarcare è che non è che noi, diciamo, l'unica cosa nuova è chiedere al giudice di pretendere che lo Stato faccia quello che già dice lui. Cioè, non c'è una contestazione, non è, faccio per dire, progetto sì, progetto no, blocchiamo l'opera, no, non blocchiamo l'opera, no, ma questo è un problema, lo dici tu che è un problema, ma bisognerebbe fare qualcosa per, lo dici tu, cosa si deve fare questo? Sei tu che dici che dovresti fare questo, poi non lo fai, chi lo dici? Lo dici tu che non lo stai facendo, perché è vero che lo Stato, diciamo, magari, però l'ISPRA pubblica dati che sono quelli. Cioè, quando noi diciamo che lo Stato ha tagliato le emissioni rispetto al 90 del 19% è perché ci sono dei dati che dicono stesso le agenzie governative. Quindi, insomma, voglio dire, l'unico pezzo è l'ultimo giudice, ma tutta la serie di condannare lo Stato a fare quello che dovrebbe fare, però date tutte le premesse, insomma. Diciamo, la causa è costruita così, poteva essere molto più, diciamo, audace, ma noi rimaniamo molto su dati provenienti dalla controparte e su acquisizioni scientifiche che non sono dubbie. Prego. Ma è tutto molto interessante. Io ho firmato tre mesi fa, non so se ho firmato come ricorrente, il corrente no, perché avrebbe dovuto firmare davanti a me. Sì, davanti a me. Un modulo che ho o agli altri due avvocati. È una causa civile, non è una causa penale. Certo. Quindi non si metteranno in galera i responsabili, il presidente del Consiglio, piuttosto che il Presidente della Repubblica. È una causa civile. È una causa civile. Ma qualunque condanna del tribunale dovrebbe normalmente prevedere un tipo di sofferenza. La costrizione in questo caso che cos'è? Organizziamo un esercito mano militare che costringe questi rappresentanti dello Stato, chiunque esistono, a fare le cose che hanno firmato di fare. Li condanna civilmente a pagare una cifra, ciascuno di loro, 10, 100, 10 milioni di euro in una causa civile, perché non hanno fatto questa è la cosa. Io sono ben contento di firmare, ma lui era tra 10 e 15 anni c'era la quota, 3 per 3, 9, 2,
caso è una serie di giuristi italiani, europei, altri anni, quindi saremmo una parte, quelli che saranno già morti, però lo facciamo perché vorremmo arrivare alla conclusione. Qual è la sofferenza in termini di denaro, in termini di costituzione, a questi signori che si sono, hanno fatto la loro carriera politica, non avevano più soldi, prestigio, eccetera? Grazie. La causa civile, prego. Alla domanda perché non si conti come danno erariale. Ci arriviamo. Allora, appunto, una causa civile non è una causa penale la quale presuppone reati. Noi qua diciamo non stiamo discutendo di reati, stiamo discutendo di comportamenti che possono incidere sul godimento dei diritti, lo vogliamo fare a livello preventivo. Non è una causa il cui oggetto è pagami 1000 lire di risarcimento danni perché mi hai creato un danno a un diritto. È preventiva, giudice, al fine di evitare che si minacciano ulteriormente i godimenti di oltre una certa soglia, fai fare allo Stato quello che lo Stato ha già detto di fare, costringilo a tagliare le emissioni. Ok? E quindi una causa inibitoria, preventiva. Qual è la sofferenza? Ebbene, in questa fase, proprio perché vogliamo discutere dei massimi sistemi, perché così è impostato al giudizio, non sono previste condanne economiche. Chiaramente, se esce la sentenza a nostro favore e lo Stato non ottempera, va bene, si aprono tutte le strategie anche di pressione economica, quella della Corte dei Conti credo andrà in automatico, perché la via è una delle vie principali che sarà esplorata, ma se viene riconosciuto che lo Stato è inadempiente, che dovrebbe fare qualcosa, tagliare le emissioni, se no i diritti vengono violati e non lo fa, ebbene ciascuno di voi con il suo avvocato potrebbe iniziare giudizio di natura economica, perché stiamo parlando di un inadempimento certificato a quel punto da una sentenza avverso la quale il soggetto che è tenuto a impedire che si verifichi ancora nulla sta facendo. Questa cosa diciamo che potenzialmente è un'arma di pressione micidiale, perché è forse l'unica arma che può incidere realmente per modificare la volontà degli uomini politici che sono inerti, ma che ripeto sarà messa in campo nell'ipotesi in cui lo Stato non cambia atteggiamento. Se c'è una sentenza che accoglie la nostra domanda, lo Stato dovesse effettivamente adottare una politica efficace di taglio radicale delle emissioni con le modalità indicate in parte prima dal professore in maniera veloce, ma fondamentalmente tagliare il fossile in maniera più rapida possibile, e allora se lo Stato fa questo diciamo che si mette in linea e può anche recuperare il ritardo che ha diciamo finora raccolto. Però allo Stato noi ci stiamo preoccupando di rendere cogente diciamo il raggiungimento di certi target. Questo allo Stato è il nostro scopo. Se riusciamo a ottenere questo, come dicevo prima, valuteremo poi dopo cosa fare se lo Stato proprio non vuole, diciamo, né non vuole sapere. Grazie. Dato la mia adesione come responsabile di Attac Torino all'iniziativa, ma soprattutto per una ragione. Veniamo da vicende analoghe, non così ambiziose, ma comunque sempre su la tutela del pubblico e del pubblico interesse, in cui siamo sempre stati perdenti, pagando cifre molto, e le abbiamo pagate tutte. Però quello che a noi interessa in modo particolare, contenziosi civili, sì civili, TAR e fino al Consiglio di Stato. TAR non è civile, TAR è amministrativo, amministrativi, Cassazione. Però quello che è interessante e che merita sostegno, a mio avviso in particolare, avendole vissute tutte queste vicende precedenti, è il tentativo o lo strumento attraverso questa vertenza di introdurre una cultura diversa
all'interno del CEDO o della classe della magistratura italiana, che a mio avviso, adesso a titolo personale, ma l'ho già detto altre volte, non è imparziale. Non è imparziale, perché quando emette una sentenza secondo la quale un servizio pubblico locale può essere privatizzato e i cittadini sono degli... Rivisti popolo. Della gente qualunque, la tavola, che non ha diritto di intervenire e che non hanno ancora capito che quello che vanno in questo campo è la legge di mercato, Consiglio di Stato, beh, vuol dire che è di una parzialità e di un ideologismo assolutamente inammissibile in un organismo giudiziario, amministrativo, civile o penale che sia. Per cui ben venga questa iniziativa. Grazie. Grazie a lei. Volevo aggiungere che appunto noi la cultura che esiste in Italia riguardo soprattutto alle battaglie ambientali o di beni quale l'acqua è quella di rivolgersi al giudice penale, il che presuppone l'accertamento di eventuali reati, o al TAR, il che presuppone la lotta contro uno o più atti della pubblica amministrazione. Vi faccio un esempio. Per esempio, i No TAP hanno impugnato davanti al TAR le autorizzazioni concesse per la costruzione di questo mostro esagerato e le hanno perse tutte, perché il TAR ha detto vabbè, ma insomma il progetto mi sembra buono, dicono che rispetteranno queste cose, tu che vuoi. Il vero problema è poi come viene realizzato il progetto. Il TAR non è un giudice dei diritti, il TAR non è un giudice dei diritti, è un giudice di carta. Il giudice dei diritti è il giudice civile, il quale raramente in Italia è stato chiamato a discutere di queste situazioni. Anche i No TAP, la battaglia davanti ai giudici civili, non l'hanno iniziata ancora, l'hanno fatto su altri versanti. Io sono napoletano, vengo dalla Campania, una terra martoriata, dove con tutti le segnalazioni in procura, le denunce per la terra dei fuochi, si è quagliato un po', ma quando il commissario straordinario ha deciso di aprire delle discariche, gli unici che sono riusciti a fermare questo proliferare di discariche, a volte dentro dei comuni piccoli eccetera, ci sono stati i giudici civili, i quali a domanda di un comitato di cittadini eccetera eccetera, che hanno portato prove convincenti, hanno bloccato l'opera, non è che sono bravi tutti i giudici, per l'amor del cielo, anzi voglio dire, no. Però chiaramente questa nuova modalità di ipotizzare battaglie legate a beni ambientali presso una sede finora poco esplorata, che invece la sede principale in altri stati, si va dal giudice civile se io voglio discutere dell'inquinamento, non è che vado al TAR, anche perché la maggior parte degli attestati TAR non ce l'ha proprio. Non esiste il TAR in Olanda, in gran parte degli stati, in Inghilterra, non esiste. Allora, la buona prospettiva di questa tipologia di causa è quella di centrare l'argomento non dal punto di vista ma è fatto bene il progetto, non è fatto bene il progetto, ma l'ottica di mercato, non l'ottica di mercato, è ci sono dei diritti in gioco, tu giudice il bilanciamento tra questi diritti, come lo vuoi fare? È una prospettiva orientata ai diritti. Ora non voglio essere facilone, perché non è che penso che sia facile, però è una prospettiva abbastanza nuova. Ma in Olanda cosa è successo dopo quella condanna? È successo che lo Stato ha cambiato la politica climatica. Ha fatto ricorso in appello, ha perso quello in appello, poi ha fatto ricorso in Cassazione, adesso ci sarà la udienza davanti alla Suprema Corte, la nostra Cassazione,
E la cosa incredibile, nel frattempo ha cambiato la sua politica e ha diciamo, dichiarato di voler porre in essere, diciamo, quelle misure necessarie per raggiungere i target stabiliti da luce, almeno così hanno dichiarato. Poi non sono in grado di dire se effettivamente le politiche in atto centreranno l'obiettivo, ma la cosa interessante è che il procuratore generale dell'Olanda, che diciamo, è parte necessaria davanti al giudizio, davanti alla Suprema Corte, ha pubblicato poco fa il suo, diciamo, la sua memoria, quindi la sua dichiarazione, diciamo così, e ha dato totalmente ragione ai ricorrenti, una cosa incredibile. Cioè ha pubblicato 200 pagine di memoria in cui ha detto no, no, ma effettivamente il cambiamento climatico è un guaio, effettivamente il cambiamento climatico incide sui diritti, effettivamente noi siamo l'Olanda, uno dei paesi più sviluppati al mondo, abbiamo saccheggiato risorse in tutto il mondo, adesso ci ha calmato perché dobbiamo farlo per forza. L'ho fatta semplice, però il filo conduttore di questa bellissima memoria, molto articolata, è questo, che uno non si aspetterebbe mai dal procuratore generale di uno Stato. Allora, chiaramente in Olanda questo giudizio ha smosso le cose, ma anche quello perso davanti alla Corte dell'Unione Europea un po' ha smosso le cose, perché l'Unione Europea adesso è sotto, diciamo, l'attenzione del Comitato di Aarhus, e questa convenzione, insomma, sulla trasparenza delle informazioni eccetera eccetera, la quale ha iniziato a mettere appunto sotto osservazione l'Unione Europea, che ha ratificato la convenzione di Aarhus, dicendo ma scusami, ma tu hai gettato questo ricorso ritenendo che i ricorrenti non hanno un interesse specifico a discutere sulle normative europee che disciplinano il cambiamento climatico, ma scusami, ma allora perché hai ratificato la mia convenzione che invece dice il contrario? Adesso c'è un problema, l'Unione Europea ha un problema, non è un caso che si discute, adesso non so se lo faranno, ma di rendere effettivamente più ambiziosi i target anche a livello europeo. Allora, diciamo che non è la causa la soluzione di tutto, ovviamente, però è un tassello che accanto alle pressioni, accanto ai movimenti come Fridays for Future e gli altri, che creano opinione pubblica, orientano l'opinione pubblica, eccetera eccetera, messi tutti insieme probabilmente si va verso la direzione, diciamo, giusta. Poi grazie, altre domande? Avete già un'idea di come applicare una strategia? Avete fatto un paio di volte riferimento a quella mostruosità che il DAP inserita in quella mostruosità ancora più grande che lo hub del gas. Se uno va a vedere le cifre, trova che sistematicamente sui vari punti dello hub del gas sono stati investiti denari della BEI, della Banca Europea degli Investimenti. Denari che dovrebbero andare, si suppone, su questa autopistica green economy, e che invece vengono sistematicamente messi sulla società svizzera Tappaghe, sulla società americana che sta costruendo un enorme compressore di gas in provincia di Lodi, su quell'altra che ha già costruito un mostruoso compressore di gas 2 in provincia di Cremona. Dentro al consiglio di amministrazione della BEI, naturalmente, suppongo ci sia un amministratore italiano. In che maniera poi pensate di applicare la vostra strategia? Ammesso che questo non vogliate tenervelo riservato, cosa che rispetterei enormemente. E che personalmente io sono un avvocato, quindi io faccio cause, quindi ho un cliente che ha un problema, cerco di trovare lo strumento giudiziario adatto. Questo è un livello, diciamo, che non è toccato nel perimetro del nostro giudizio in maniera diretta, perché più un problema questo, diciamo, appunto, che dovrebbe indurre forse a fare delle campagne o delle, diciamo, pressioni, peraltro la BEI è fuori dall'Italia, quindi nemmeno si potrebbe utilizzare gli strumenti giudiziari che io cerco di, quindi sinceramente non è un profilo che è considerato.
almeno in questo giudizio. Chiaramente andrebbe coltivata questa cosa. Quello che posso dire è che noi probabilmente cercheremo di tirare dentro questo giudizio i comportamenti dello Stato italiano, schizofrenici, come avete detto prima, come socio per esempio di Eni e di Enel, cioè di compagnie che fanno largo uso di, diciamo, di climalteranti e in cui sono controllate dallo Stato italiano. E il socio di maggioranza, la giurisprudenza riconosce particolari fonti di responsabilità al socio controllante che, non dico è paragonato all'amministratore, ovviamente no, però se ha il potere di fermare e non lo fa, qualche problema ce l'ha. Ebbene, tu sai, tu Stato sai tutto ciò e poi dopo permetti a Eni di investire ancora nel fossile, eccetera. A proposito di quello che ha detto prima Cecilia, sapete quanti soldi vengono dati, i sussidi, non dalla BEI, ma dallo Stato italiano al fossile, e come vengono qualificati dal Ministero dell'Ambiente? Il Ministero dell'Ambiente qualifica i sussidi al fossile sotto la dicitura sussidi dannosi. Lo dici tu che sono dannosi? E sono per il 2018 pari a 18 miliardi di euro. 18 miliardi di euro. Credo che ne basti molto meno probabilmente per un'altra situazione. Esatto. Il professore magari sarà più preciso di me, però chiaramente noi, diciamo, la nostra rabbia è anche dettata dal fatto che tu hai tutte le possibilità per fare più Stato, per fare una politica seria, tutte ce le hai, anche perché l'Italia poi non è messa male rispetto all'utilizzo, diciamo, di rinnovabili, eccetera. Cioè, non, perché non lo fai? Lo dici che lo devi fare, ma perché non lo fai? Non lo fai perché c'hai gli amici degli amici, perché c'hai i lobby che devono mangiare, eccetera. Ebbene, questa cosa cerchiamo di farla uscire fuori. Non so se puoi aggiungere un'altra cosa. Domandina collegata per breve. Pensate a una dimensione europea di quello che state facendo. Cioè, avete fatto riferimento a risultati ottenuti da altri. Però oggi muoversi in maniera coordinata in tutta Europa è molto importante. Così come sarebbe molto importante cercare di generare un media indipendente europeo su questi temi. Perché da quando la green economy è diventata oggetto delle classi dominanti e non soltanto di chi cerca di opporre una strategia ambientalista, è chiaro che la mistificazione, le banche possiedono i media e dunque la mistificazione è lì. Per quanto riguarda la questione del collegamento europeo, come dicevo prima, ci sono tutte queste cause che stanno venendo, che stanno insorgendo all'interno dell'Unione Europea, non solo. Quindi certamente uno degli assi su cui ci stiamo muovendo è di andare a conoscere, di scambiarci le opinioni con i movimenti, con le organizzazioni che stanno portando avanti queste altre cause, perché se sì, esiste una fortissima lobby, di fortissimi interessi contro, su, per combustibili fossili, contro l'adozione di politiche climalteranti, esiste anche una forza in questi movimenti, in queste organizzazioni che insieme possono fare qualcosa. Quindi sì, noi siamo in diretto contatto, ad esempio con Vietnam Europe, che è uno dei movimenti che sta promuovendo il caso contro l'Unione Europea, a cui facciamo riferimento prima. Siamo in diretto contatto con la Fondazione Urgenda della causa olandese, che ci sta proprio aiutando a vedere quali sono le strade, ci sta dando una mano veramente notevole nell'elaborazione della nostra ricerca. Siamo in contatto con l'organizzazione che ha fatto la causa in Irlanda, siamo in contatto con tutti questi movimenti e crediamo anche che veramente in questo modo si possa creare una forza maggiore, si possa amplificare lo sforzo, perché se una singola causa può non essere accettata o può fallire davanti a una singola corte, il fatto che nello stesso momento ci siano tutte queste cause in corso, ecco, questo qualcosa vuol dire anche a livello di giurisprudenza. E per quanto riguarda la seconda parte della domanda sui media, io non posso altro che essere d'accordo e aggiungere che proprio invece come a Sud una delle nostre missioni da sempre è proprio quella di cercare di fare controinformazione
ne abbiamo costruito da un nostro progetto animato, la planta dei conflitti ambientali CDCA, la planta italiana che raccoglie tutti i conflitti di devastazione ambientale sui territori che ci sono in Italia. E quello che andiamo a cercare di fare è proprio di chiedere agli attivisti, a chi si batte da anni contro le devastazioni ambientali in difesa dei propri territori, di raccontare la propria versione, di dire quello che effettivamente sta succedendo e quindi di fare proprio questa cosa importantissima che è la controinformazione. Grazie.